Ciao amico, come state? Non ho capito. Che ha detto? Ho detto come state? Ma perché parli così stamattina? Così comio. Ma tu capisci? No, ma che devi fare la cacca? Ma no amico, sto parlando in corsivio. Ma questo mi sa che è ictus. Ma no, l'ictus ti piace il cervello, se gli viene a lui fa un viaggio a vuoto. Ma no, non è un ictus. E che? Boh, forse nel sonno ha stretto i denti e si è mozzicata la lingua. No amico, è corsivio, il modo di parlare che va di moda adesso. Il modo di parlare che va di moda adesso. Stai calmo. No, fammi capire, se parla così adesso. Stai calmo. Io devo staccarmo. Questo pare che si è lavato i denti col Bostic e io devo staccarmo. Ma no, è solo un modo di parlare nuovo. Un modo di parlare nuovo. E come si chiama sta cosa? Quale cosa? Sto violino che t'hanno messo al culio. E basta, facci capire, come si chiama sto modo di parlare? Si chiama parlare in corsivo. Dice che si chiama parlare in corsivo. Ma io posso mannare a fanculo stampatello? No, aspetta, voglio capire. Ma tu sei inventato te? Mio amio, l'ho visto su TikTok. Io se incontro l'ostetrica che t'ha fatto nascere gli buche rode dalla macchina, giuro. Devi sta buono te. E quindi su TikTok si parla così? Così comio. Tipo tacchino ricchione. E smettila tu. Vabbè. Sì amio, ma mica solo su TikTok. E dove? Anche in giro. In giro si parla così? Ma io non ho mai sentito nessuno parlare così. Come no? Fila dal logopedista è pieno. Tu la devi smettere. Sì, ma ha cominciato lui. Amio, se volete vi insegno. Non ho capito che vale fa? Ci vuole insegnare a parlare corsivo. A chi? A me e a te. La legge sull'eutanasia non è passata ancora, vè? No, mi sa di no. Vabbè. Allora, siete pronti? Manco troppo. Non cominciate, eh? Su, che dovevo fare? Dite una pariolia. Una parola? Sì. Ma una a caso? Sì, a mio. Ma una a caso qualsiasi? Ah, oh, lui è stupido, ma te sei scemo però, eh? E di sta parola e muoviti. Vabbè. Abecedario. Abecedario. Beh, perché non va bene? No, amio, abecediario è una parola troppo antica. Come antica? È antica sì, ti ha detto che è il modo di parlare a nove e te dici abecedario. A sto punto potevi dire clavicembalo, no? Ma da dove sei uscito? Dal libro cuore. Porca paletta romanzatia. E vabbè, dilla te allora, visto che sei bravo. Dai, amio, di una parola io ti correggio. Carciofino. Va bene, io. Ah, carciofino va bene. Ma certo. Vabbè, fate come vi pare. Allora, carciofino si dice carciofino. Carciofino! Come si dice? Carciofino! Mi sa che è scaduto però! No, si dice così! Carciofino! Ripetio! Carciofino! Bravio! L'hai detto benissimo! Me coglionio! E smettila! Senti, ma se posso sapere perché ti è presa a parlare così? Io penso che questa sia la domanda a cui può rispondere solo la scienza! E mannaggino! Falla finita tu! Allora, perché? Perché ho conosciuto una ragazza! Ma è una specializzante in psichiatria per caso? Ma la fai finita! E dove l'hai conosciuta? Nei commenti di una live su un corso di corsivio! Ma dai, e com'è? Un po' lunghio, ma molto utile, amio! Non come il corso, com'è la ragazza! Scusa, non avevo capito, amio! A richiamami, amio, e giuro che dal dentista ci devi andare solo per lucidarti le gengive! Stai calmo! Ma quindi non vi siete visti ancora con questa? Sì, ci siamo dati appuntamento nei commenti, oh, e lei mi ha invitato a casa sua! Guarda, Sta buono! E te ci sei andato? Certo, ti pare che non ci andavi? Ti pare che pisello seduto si perdeva sta cavarcata? E quindi che è successo? Sono arrivati, abbiamo bevuti e ci siamo baciati. Guarda, State zitto. Poi mi ha chiesto se andavamo sul letto per fare l'amiorio. Guarda, Falla finita. E tu che gli hai detto? Io le ho detto certo, amio. E lei mi ha risposto grazie, amio. E io gli ho detto prego, amio. Ma la mia ortacci vostra, guarda. Smettila tu. E poi che è successo? Poi ci siamo spogliati, ci siamo sdraiati, ma lei si è fermata. Guarda, Silenzio. E perché si è fermata? Perché mi ha detto amio, io faccio l'amiore solo se lo facciamo in corsivio. Guarda, Finiscila. E tu? Io le ho detto va bene amio, dimmi che devo fare io. Guarda, E dai. Poi? Lei ha iniziato a spiegarmelo in corsivio, ma siccome è più esperta di me, lei parlava in corsivio stretto. E com'è il corsivo stretto? Ma questo non è corsivo, questo è un gatto corsinghiozzo. E te che hai fatto? Io ho fatto un po' di tentativi, ma lei mi diceva qui no amio, no qui no amio, no qui no amio. E quindi? E quindi io mi sono fermato. E perché? Perché non capivo dove dovevo infilarmi. Come non capivi dove dovevi infilare? No, non
calmo. Ma come sto calmo? Quella tre buchi c'ha, ma che c'è da capire? Ma dovunque provavo lei mi diceva no amio, no amio, no amio. No amio, no amio, e dove voleva nel naso? Non lo so amio. E quindi com'è andato a finire? Che mi ha cacciato io, perché non parlavi abbastanza bene corsivio. E te che hai fatto? Me ne sono andato. E meno male io. Smettila, comunque c'ha ragione, è meglio così. Come è meglio così? Ma io l'amio. Ma lei mica tanto però. Ma la finisci? Ma io devo riconquistarla. Ma chi deve riconquistare? La cugina del Pulcino Pio? No, guarda, c'ha ragione, lascia perdere. Come lascia perdere, amio? Sì, devi lasciar perdere. E quindi adesso? Io passo di in corsivo. Meglio de nio. Mi viene un po' da piagno.